Ben ritrovati! Oggi inizieremo un viaggio nel mondo degli Egizi. A molti apparirà fantastico e in un certo senso lo è. Faremo luce con un approccio del tutto nuovo sul vero contenuto dei messaggi dei geroglifici e sulla simbologia. Il lavoro che seguirà vuole esaminare e indagare i misteri che avvolgono questo mondo affascinante. Quello che abbiamo conosciuto finora è corretto? Sappiamo che le basi per le traduzioni moderne sono attribuite allo studio di Champollion, che diverso tempo fa aveva affrontato la decodifica dei geroglifici attraverso la stele di Rosetta, confrontando il suo testo con quello scritto nelle altre due lingue sottostanti, presenti nella stele, il greco e il demotico. Ora la domanda è: Champollion ha mai messo in dubbio che la stele di Rosetta fosse autentica? Se fosse un falso storico, che ripercussioni avrebbe? Il nostro studio prende in considerazione proprio la seconda ipotesi. La stele di Rosetta è un falso. Uno dei punti cardine che ha dato il via all'ipotesi che la scrittura egizia fosse fonetica è il nome di Tolomeo, che come vedremo non va letto in realtà in senso fonetico ma in modo simbolico, esattamente come abbiamo già visto per il disco di Festo in precedenti video. È doveroso prima fare una piccola premessa: i geroglifici si leggono da destra verso sinistra e non da sinistra verso destra. Se sono in verticale si leggono dal basso verso l'alto e non dall'alto verso il basso. Questo ufficialmente è il nome di Tolomeo. Vediamo cosa è scritto realmente. Una grande rivoluzione ha riguardato il regno dopo un'attenta osservazione di ciò che è stato tramandato. La rivoluzione è intesa come acquisizione delle conoscenze sulle energie descritte nella stele. Il cartiglio riportante ufficialmente il nome di Cleopatra, individuato da Champollion, questo simbolo, che assomiglia ad un uovo, indica la creazione, il tutto, quello sopra il principio o nuovo, inizio, origine. Questo uccello è il simbolo proprio di un faraone, indica Nefertiti e non Cleopatra. Conoscenza. La mano indica portare. Il rettangolo significa grande. Questa specie di croce, Ankh, rigirata, indica rivolto, rivoluzione o svolta, intesa qui nella vita. Nefertiti. Il leone indica il regno, il dominio. Questo simbolo significa bene, beneficio, giovamento. Quindi la frase è: sull'origine della creazione a Nefertiti viene portata una grande conoscenza che cambia la sua vita, di Nefertiti, dando un beneficio nel suo regno. Il cartiglio riportante ufficialmente il nome di Ramses II. La piuma indica il verbo vedere o sguardo. Questo simbolo in basso indica edificazione, spesso riferito al regno. Questo indica fluire, scorrere, compiere o realizzare. Questo in alto è il simbolo del destino. Qui abbiamo la rappresentazione del faraone, che in realtà non è Ramses II, ma tralasciamo ora questo dettaglio che verrà analizzato in seguito. Segue il simbolo che indica Babilonia, la civiltà di Babilonia o le leggi di Babilonia. Questo è un simbolo molto ricorrente per il fatto che i faraoni erano originari proprio di Babilonia ed erano molto legati ad essa. Tutte le grandi conoscenze infatti provenivano da là. Il simbolo a sinistra indica tramandare o riportare, quando è doppio indica il plurale o rafforzativo. Quindi la frase risultante è: vede nell'edificazione realizzarsi il suo destino il faraone, secondo le leggi di Babilonia tramandate. Il cartiglio riportante ufficialmente il nome di Seti I.
Il simbolo in basso indica realizzazione, compimento. Questo indica l'edificazione, riferito al regno. La piuma significa vedere, sguardo. Doppia indica sguardo attento. Questo simbolo significa uomo, inteso come uomo comune, quindi del popolo. Questo invece è il faraone, che non è Seti ma Berenice, lo vedremo in seguito. Questo simbolo indica governo o governare. Questo indica, in questo caso, nuovo. E questo l'indica leggi, ordinamento. Quindi la frase è: durante il suo regno, edificazione, con sguardo attento agli uomini, il popolo, il faraone governa con nuove leggi o con un nuovo ordinamento. Il cartiglio riportante ufficialmente il nome di Tutmose III. Questo simbolo in basso significa stabilire o stabilito. Lo scarabeo è il simbolo dello scriba e indica la scrittura o gli scritti. Questo è il simbolo di Babilonia, quindi la civiltà di Babilonia o le leggi di Babilonia. La vanga indica la terra o territorio. Questo simbolo indica la determinazione di un limite o un confine. Questo è l'ibis, un uccello simbolo dell'antichità. Quindi la frase risulta: stabiliscono le scritture di Babilonia i confini del territorio nell'antichità. L'oca è il simbolo del tempo. Il cerchio indica luminoso, glorioso, quindi in un tempo di gloria. Il cartiglio riportante ufficialmente il nome di Nefertari. Questo simbolo indica nuovo, questo edificazione, questo realizzazione. Questo simbolo indica la vita del faraone, vedere. Questi messi in verticale vanno letti insieme, letteralmente sarebbe doppia, conoscenza o realtà, nuova. Collegati si traducono con una nuova, duplice realtà. L'avvoltoio indica ostilità, insidia, e ha sulla schiena un simbolo legato al faraone, quindi sarebbe nuova ostilità per il faraone. Quindi la frase risulta: subito dopo l'edificazione del regno, nella sua vita il faraone conoscerà una nuova realtà, l'inizio dell'ostracismo nel suo regno. Questo cartiglio non si riferisce a Nefertari, ma ad un altro faraone. Leggendo in questo modo è lampante come cambia radicalmente il significato dei geroglifici. Ma andiamo a vedere un altro esempio. In questa raffigurazione ufficialmente si descrivono il dio Amon, Ramses II e la dea Mut. Andiamo a vedere cosa è realmente scritto qui. Iniziamo da destra verso sinistra e sempre dal basso verso l'alto. Questi due simboli indicano tra, letteralmente tra due punti. Queste due linee indicano la terra, e in questo caso le due terre, con riferimento al basso e l'alto Egitto. Questo significa dove. Il vaso indica pieno, colmo. Questo simbolo indica svolgere, compiere, accadere. Quindi in questa prima parte si legge tra le due terre dove tutto è accaduto. Dove? Questo simbolo indica il passato. Il cerchio con le due frecce all'interno indica incontro, incrocio. La spirale significa prendere forma, formare. Il leone indica il regno. Questo conoscenza e questo pieno, intriso. La piuma è vedere e si estende per tutti e tre gli elementi a fianco, quindi li collega. Questa seconda parte si legge dove nel passato ha preso forma la visione di un regno colmo di conoscenza. Questo settore inizia in modo molto simile a quello precedente, dove nel passato la conoscenza. Qui una particella che significa nuovo. Questo uccello simboleggia la nascita, quindi una nuova nascita o manifestazione. Sopra l'airone che simboleggia l'operato,
le azioni e ha sulla schiena un simbolo del faraone, quindi è riferito a lui. Leggiamo la frase. Dove nel passato la conoscenza si è manifestata nelle opere del faraone. Continuiamo con questo cartiglio in basso che è identico a quello in alto al centro. Compiere o realizzare. Luce. Forza. Faraone. Giusto. Questo è il simbolo legato a Danubi. Giustizia. Giusto. Luminoso o glorioso. Questo cartiglio quindi si legge: grazie all'illuminazione il faraone è giusto e glorioso. Nelle due terre. Qui abbiamo il simbolo del passato, fluire o divenire e di nuovo il passato, letteralmente il passato che diviene nel passato. Con questa associazione si rappresentava il passato remoto, l'antico passato. Questi tre simboli significano giustizia, ricerca dell'energia e eternità o vita eterna. Qui di nuovo il passato. Questo simbolo raddoppiato, che significa realizzare, prende il significato di avvicendarsi. Questo significa stabilire. Questo significa rivolto. Tre. Nuove. Regola o legge. Una luce, illuminazione, realizzare, destino, vedere, più su realizzare, fine, vedere, vissuto o vita vissuta. Leggiamo tutto insieme. Nell'antico passato, nelle due terre, la giustizia, la ricerca dell'energia e l'eternità si sono avvicendati nel passato per stabilire l'utilizzo di tre regole originali, con una illuminazione che porta a vedere il compimento del destino che si realizza alla fine, guardando il vissuto, cioè in base alla vita che si è condotta. Sulla sinistra, dal basso, abbiamo una croce An, che in questa immagine non si vede bene, e il triangolo, rispettivamente significano eternità e spirito, quindi l'eternità dello spirito. Segue un cartiglio dove si trova la legge o regola tramandata Babilonia sopra l'edificazione del regno, è sottinteso, il faraone e la regina. Quindi si legge: secondo la legge regola tramandata da Babilonia regnano il re e la regina insieme. Qui abbiamo un rettangolo che non si vede bene, significa grande, e a fianco l'occhio di Thoth, che significa lo sguardo di Thoth, la sua guida, poi il passato, il tempo, luminoso o glorioso. Questa parte si legge: secondo la grande guida di Thoth nel passato si è avuto un tempo glorioso. Qui di nuovo il cartiglio che abbiamo già visto prima. Grazie all'illuminazione il faraone è giusto e glorioso. L'ultima parte. Le due terre, il passato, la vita del faraone, rivolta, eternità. Questa quindi la possiamo leggere. Nel passato, nelle due terre, la vita del faraone si è rivolta all'eternità o ha conosciuto l'eternità. A sinistra, il simbolo della storia, racconto. Le due piume che indicano sguardo attento, lo svolgimento, il passato, rivolgere. Questo indica un ponte, un collegamento. Questo simbolo indica il rurale, l'area rurale. Tre, nuove, strade, incroci, incontri. Vedere, nuovo, tipo. Impresa, soluzione pratica, due vie o modi, nuovi. Questo simbolo indica stimare, misurare, realizzare. Questo è il simbolo dell'impero. Le due terre,
Questi tre otri, disposti in questo modo, indicano un sistema di misura. Il passato, vedere, una, luce, compiere, divenire, destino. Quindi rileggiamo dal basso. Si guarda attentamente la storia di ciò che è successo nel passato. Un nuovo sistema di collegamento con tre nuove strade porta ad un nuovo tipo di impresa, un modo alternativo per stimare l'estensione dell'impero con un sistema di misura delle due terre. Dal passato, il destino vede compiersi sotto una nuova luce. Abbiamo visto che il contenuto è molto differente da quello tradotto ufficialmente dagli egittologi e non riguarda il dio Amon e la dea Mut, ma le figure rappresentate sono da sinistra, il sacerdote di Ramses, Ramses e la regina, Nefertari. Facciamo ora altre considerazioni, evidenziando l'utilizzo simbolico nelle figure con alcune interpretazioni di rappresentazioni note. In questa immagine osserviamo un altro modo con cui gli egizi esprimevano dei concetti, cioè attraverso la raffigurazione di una scena utilizzando la simbologia grafica. Qui si vede la bilancia che serve a misurare il peso. Nella bilancia sono presenti un otre da una parte, che era l'unità di misura normalmente usata, e un uomo. Quindi si sta pesando il valore di un uomo, la sua virtù. In alto è presente il simbolo di Anubi, che non è, come molti affermano, il dio della morte, ma rappresenta la giustizia, e in particolar modo la giustizia di Thoth. Anubi è il simbolo strettamente legato a Thoth. Il babbuino per gli egizi era un simbolo di forza, valore, e qui lo hanno raffigurato proprio per indicare che si sta misurando il valore dell'uomo. A sinistra, a presiedere la pesatura, troviamo il sacerdote che ha in mano il bastone Was. Il sacerdote del faraone aveva infatti il compito di amministrare la giustizia ed emanare anche la sentenza. Il bastone Was è il simbolo proprio della giustizia. Quindi il sacerdote qui sta valutando il valore e la virtù dell'uomo sotto la guida della sapienza di Thoth e secondo la sua giustizia. In quest'altra immagine abbiamo delle indicazioni molto particolari, tra l'altro molto ricorrenti tra i geroglifici. Qui troviamo due sorgenti di energia poste sotto le figure femminili dalle quali fuoriesce un flusso rosso, appunto, di energia. Il colore rosso è spesso usato con questo significato. I flussi di energia sono convogliati allo Z, che è uno strumento di stabilizzazione dell'energia, esattamente come la croce Ankh, che, non a caso, è associata allo Z. La croce Ankh, come lo Z, ha la proprietà di stabilizzare l'energia e riprodurre una polarizzazione, più e meno, evidenziata simbolicamente dalle due braccia umane. Infatti anche nelle braccia umane, nelle mani e nei piedi, avviene una polarizzazione. Questo concetto è importante e da tenere sempre presente. La contrapposizione delle cariche elettriche è evidenziata anche in altri modi in questa immagine. Le figure delle due donne posizionate frontalmente lo indicano, e anche i tre babbuini a destra e a sinistra. Le due donne hanno sulla testa delle forme. Quella a sinistra serve per purificare le energie positive, come farebbe un dio Dozener, e quella di destra filtra le cariche negative. Come si nota chiaramente, tutta questa rappresentazione descrive un circuito elettrico, e lo scopo finale è quello di ottenere la potenza necessaria ad accendere una luce, nella figura rappresentata dal cerchio rosso. Il cerchio indica anche nell'uso scritto la luce, la luminosità, ed è di colore rosso, non a caso. La luce infatti veniva prodotta stimolando con l'energia appropriata un diamante rosso, che emanava una luce piuttosto intensa, proprio di colore rossastro. La potenza utilizzata in questo circuito è di 3 watt di energia naturale. Questo lo si evince dal numero 3 dei babbuini, che, come avevamo visto prima, sono il simbolo del valore, della forza,
in questo caso dell'energia. Per quello hanno anche le mani rosse, perché trasportano energia. Un babbuino esprime un watt e sono tre da una parte e tre dall'altra, ad indicare che nel circuito ci sono tre watt di energia, positiva da una parte e negativa dall'altra. In alto la barra nera indica la chiusura del circuito. Una raffinata rappresentazione della conoscenza che avevano dell'energia, di come produrla naturalmente e come utilizzarla con tanti indizi e chiarimenti. Come abbiamo visto, il tema dell'energia era molto caro agli egizi, che in maniera quasi ossessiva ne rappresentavano le caratteristiche e le conoscenze apprese dal passato. In più, erano molto diffuse le pratiche d'uso di questi strumenti. Con questo primo lavoro sulle traduzioni, abbiamo voluto dimostrare la valenza di un nuovo paradigma, che speriamo vi abbia instillato curiosità e desiderio di approfondire. Rimanete connessi con noi e condividete. La condivisione è la forza e la strada per la conoscenza.